Buonasera a tutti quanti, vi ringrazio per essere presenti anche con questo freddo molto pungente. Veramente siete stati molto gentili a venire a sentire questa conferenza. Se mi consentite, vorrei iniziare pregandovi di fare un minuto di raccoglimento. Oggi è il giorno della memoria e dobbiamo ricordare tutti coloro che sono morti a causa della persecuzione che c'è stata nel secolo scorso e che ha lasciato tanti lutti in giro per il mondo. Quindi vi pregherei di alzarvi in piedi e di fare un minuto di silenzio. Ecco, grazie. Voglio rassicurare i miei amici, io sono Mario, non sono Lucia. Lucia si scusa, Lucia Maddoli si scusa per non essere presente e per non condurre questa conversazione. È assente per una banale influenza, ma che picchia notevolmente con una febbre molto alta. Detto questo, voglio dirvi che ho un messaggio da parte dell'Arcivescovo Maffei, che avrebbe desiderato essere presente a questo incontro, ma per impegni improrogabili non ha potuto soddisfare questo suo desiderio. Ci sono altri messaggi di partecipazione che trascuro da leggere per arrivare immediatamente all'oggetto della conferenza stessa. Mi spetta il compito di ringraziare il professor Ferrucci. Caro Luca, ti ringrazio per aver accettato di tenere questa conversazione su un tema così importante e così delicato, gli armamenti, come questi armamenti incidono sul bilancio pubblico, sulla vita di tutti i giorni, sull'economia, direi su tutto quanto, cioè è un tema che finisce per toccare gli aspetti più importanti della nostra vita e delle nostre relazioni, sia all'interno del Paese sia a livello internazionale. Grazie ancora, Luca. E prima di darti la parola, voglio ricordare che tu sei un eminente professore della nostra università. Ormai da oltre 10 anni sei ordinario della cattedra di economia e di gestione aziendale. Lo conoscete tutti, quindi non mi dilungherò nella sua presentazione. Basta dire che è autore di oltre 20 pubblicazioni. E mi piace, tra questi suoi lavori, sottolineare due aspetti molto importanti. Uno, l'estrema attenzione ai fatti della vita nei territori. In particolare il suo approccio al problema dell'equilibrio territoriale, con attenzione anche al mezzogiorno. Mi pare che una delle sue opere si intitoli appunto l'economia, la nuova economia nel mezzogiorno. Quindi direi temi di carattere generale molto importanti, allo stesso tempo però con un'attenzione particolare alla vita nei territori.
Per esempio, un esempio di questa sua attività è dedicata proprio a Perugia, in modo particolare per esaminare come gli eventi culturali possano incidere su una comunità locale e in particolare Perugia. Ecco, non mi dilungherò oltre e darei subito la parola a Luca perché incominci a presentarci il suo lavoro. Grazie. Sì, grazie Mario. Non credo di meritarmi gli elogi che hai fatto. Sono una persona normale che cerca di dare come cittadino il proprio contributo nelle realtà in cui ho avuto la fortuna di poter vivere. Ringrazio il Conestabile per questo invito, di cui peraltro faccio parte. Lo ringrazio in particolare perché il Conestabile ha avviato una discussione, no? Un confronto sui temi della guerra con un intervento iniziale che si chiamava Le parole della pace, che si è tenuto un paio di mesi fa della Procevitate, esatto. E poi è intervenuto il rettore della Stranieri, Valerio De Cesaris, sul tema guerre e migrazioni, quindi questo è il terzo incontro, e poi ce ne sarà un altro il prossimo mese da parte del professor Luca Gammaitoni, che è uno scienziato che opera nel nostro Ateneo sul tema di scienze, tecnologia e guerra. E quindi, come dire, una riflessione che fa parte, quella di oggi, che fa parte di un percorso che il Conestabile ha avviato da un paio di mesi. Io sono stato chiamato a parlare ovviamente dal mio punto di vista, dal punto di vista economico. Cercherò di, ho preparato delle slide, di illustrarvi alcuni dati statistici che si riferiscono ovviamente alle spese militari a livello mondiale, poi a livello europeo, e anche quindi ci sarà un confronto col nostro paese. Vorrei in questa conversazione, come l'ha chiamata giustamente Mario, evitare per quanto possibile pregiudizi o visioni ideologiche. I numeri certe volte ci aiutano a riflettere, ci aiutano a interpretare, ci aiutano quindi ad analizzare i problemi, anche se non sono ovviamente tutto. Per cui proverò, anche se certe volte è difficile su questi temi, a separare quello che è il mio bagaglio valoriale da quello che è l'analisi di questi fatti, di quello che sta accadendo. Allora, una prima domanda, le domande alle quali vorrei cercare di dare delle risposte, per quanto ovviamente in un tempo limitato, io le ho elencate, 7 domande. Perché ci sono le spese militari in un paese? È una domanda banale, se volete retorica. Quindi quali sono le finalità delle spese militari di un paese, vista dall'occhio di un economista? La seconda domanda alla quale cercheremo di dare una risposta è: prima della guerra russo-ucraina venivamo da un lungo periodo di pace? Ovviamente le cose sono virgolettate, vedremo che non è così. La terza domanda alla quale cercheremo di rispondere è: le spese militari dei paesi sono aumentate in conseguenza della guerra russo-ucraina? Ci accorgeremo che in realtà erano aumentate già in precedenza, ma le vedremo con i numeri queste cose. La quarta domanda: quali sono, diciamo così, i paesi a livello mondiale che spendono molto nel campo militare? La quinta domanda: le spese militari arricchiscono i paesi ricchi e impoveriscono i paesi poveri, cioè sono una fonte di diseguaglianza strutturale addizionale oppure no? La sesta domanda: le spese militari nell'Unione Europea si spende troppo o si spende poco rispetto ad altre categorie di spesa pubblica? E la settima domanda è: ma sono proprio vere e credibili le statistiche sulle spese militari nel nostro paese? Lungi da me dire che esiste il falso in bilancio, nel bilancio dello Stato, però diciamo alcuni elementi vale la pena sottolinearli. Partiamo allora dalla prima domanda. Guardo l'ora e cerco di stare nei tempi. Quali sono le finalità delle spese militari di un paese? Guardate, si possono indicare tantissime finalità.
Io provo a sintetizzarne solamente quattro. Si dice che le spese militari salvaguardano la sicurezza di un paese. Non voglio essere retorico, è sicuramente vero, no? Perché se pensate, oggi è il giorno della memoria, se pensate alla storia di Israele, in parte, in alcuni periodi della storia, no? Le spese militari che Israele ha fatto sono servite a garantirgli la sicurezza. Però immaginare che la sicurezza di un paese si persegua solo e unicamente con le spese militari, questa è un'altra affermazione che evidentemente può non essere condivisa. Il secondo motivo, la seconda finalità delle spese militari è un lavoro ben retribuito e con aspettative di carriera? E questo è un elemento di riflessione, no? Voi prendete, che ne so, il corpo dell'esercito, ci sono 31 gradi di carriera, dal militare semplice sino al generale di corpo d'armata, ci sono degli apparati che in certi paesi costituiscono una fonte di occupazione. Si può discutere quanto sia produttiva. In Italia, su circa 3,2 milioni di dipendenti pubblici, abbiamo circa 500.000 tra le forze di polizia e ovviamente i militari, quindi circa il 16% dell'occupazione pubblica totale. Tre, la finalità è la tecnologia militare acquistata dalle imprese. Anche questa può essere una spiegazione. Modelli di sviluppo dove... la presenza di un'industria che produce, che fabbrica tecnologie militari anche di avanguardia, sono fornitori, no? dello Stato che con la spesa pubblica le acquista e quindi con tutta una serie di elementi che si aprono di riflessione. Se pensate al modello statunitense, indubbiamente, no? Ha dei grandissimi colossi di imprese, pensate a Lockheed, a molti altri, le vedremo, che indubbiamente sono grandi fornitori, no? Del Pentagono e non solo a livello mondiale. E poi la scienza e certi ambiti applicativi della scienza che hanno contribuito al cosiddetto dual use, cioè alcuni progressi in campo scientifico e tecnologico dovuti alla spesa pubblica in campo militare hanno determinato delle innovazioni che anche oggi noi usiamo tranquillamente. Pensate al GPS che nasce in ambito militare e poi il GPS ci aiuta col navigatore in auto a raggiungere casa. Oppure pensate per i diabetici, l'insulina che viene iniettata con una siringa, una mini siringa che nasce nell'ambito dell'esercito e così via, tante cose, i droni, la cyber security e così via, no? Quindi, però non è che solo la spesa militare fa fare progressi alla scienza. Il modello per esempio della Svezia e della Finlandia, i grandi investimenti che hanno fatto nel campo dell'ICT li hanno portati nel campo del software per esempio a delle posizioni anche di leadership senza necessariamente passare dalla spesa militare. Quindi insomma, senza adesso discutere troppo le finalità delle spese militari di un paese, è chiaro che un paese spende nell'ambito militare e questi sono quattro obiettivi che si può ragionevolmente porci. La seconda domanda, prima della guerra russo-ucraina venivamo dal lungo periodo di pace? Cioè ci siamo accorti che esiste la guerra perché esiste la guerra russo-ucraina, perché c'è stata l'invasione della Russia in Ucraina? Purtroppo con la fine della guerra fredda, che nella nostra mente qualche volta si associa al lungo periodo di pace e che convenzionalmente la fine della guerra fredda si fa coincidere con la caduta del muro di Berlino, quindi alla fine del 1989, i conflitti sono proseguiti, anche se spesso erano di bassa intensità. E quindi, noi europei, noi italiani, lo registravamo dal punto di vista cognitivo in misura tutto sommato marginale. E ancora oggi abbiamo poca pace e molta guerra. Ho portato i dati del Conflict Barometer, che è quello che annualmente registra gli eventi bellici, le guerre, i conflitti nel mondo. Questa era la tabella del 2019, vedete situazioni limitate, situazioni di vera e propria guerra, 2019. L'ultimo bollettino registra il 2021, quindi prima della guerra russo-ucraina iniziata quasi un anno fa, e voi vedete che insomma
vaste aree del mondo si caratterizzano per conflitti e guerre. E dietro i conflitti e guerre ci sono tante cose, e purtroppo ci sono i popoli che soffrono, i bambini, le donne, gli anziani, le persone che muoiono, ma non è che adesso voglio essere retorico, però, come dire, dire che dopo la fine della guerra fredda abbiamo assistito a un lungo periodo di pace, ecco, stiamo osservando solo una parte della realtà, o meglio la percepiamo in modo distorto. Qualcuno dice, vabbè, ma dopo la fine della guerra fredda in realtà l'Europa non ha visto guerre. E allora ho provato a fare una lista delle guerre, diciamo, nel continente europeo, per dire che dal 1990 non siamo stati un continente di pace. Lasciamo da parte le cause, no? Ma osserviamo solo i fatti. I Balcani nel 91-93, il Nagorno-Karabakh, anche nel 2020 c'è stata la ripresa della guerra, nell'Ossetia del Nord nel 92, la Transnistria, la Cecenia, il Kosovo, la Georgia, l'Ucraina da ultimo. Quindi non siamo un continente di pace. Certo, è la frontiera est, è la frontiera che guarda verso il continente asiatico. Sono gli effetti forse di una dissoluzione accelerata dell'Unione Sovietica. Le cause possono essere lette in vario modo. Però cominciamo a dire che dal 1990 a oggi, che sono solo 30 anni, nel continente europeo possiamo parlare di 7 conflitti molto cruenti, no? Che hanno colpito le popolazioni. Se a queste prime due domande abbiamo provato a dare, per quanto sinteticamente, delle risposte, passiamo alla terza domanda. Le spese militari dei paesi sono aumentate in conseguenza della guerra russo-ucraina? È chiaro, tutti i giorni sui quotidiani vediamo la fornitura di armi all'Ucraina, vediamo e sappiamo degli stanziamenti di bilancio che anche i paesi dell'Europa occidentale, ma non solo, hanno elevato, no, in maniera significativa. Ma nell'ultimo anno, no, conosciamo la volontà dei paesi europei di fare grandi stanziamenti di bilancio, come se prima queste cose fossero assolutamente marginali. Qui è ovviamente cronaca giornalistica, dove si riporta i nuovi stanziamenti addizionali nelle spese militari di una serie di paesi dell'Unione Europea. Ma, insomma, l'idea che le spese militari siano aumentate in conseguenza della guerra russo-ucraina, questa è un'altra distonia che ci appartiene. Non è vera. Queste sono le forniture all'Ucraina da parte del Consiglio. Andiamo a vedere allora l'osservatorio internazionale più accreditato a livello mondiale nel campo delle spese militari, no? Lo Stockholm International Peace Research Institute, quindi un organismo svedese che da decenni monitora la spesa militare dei diversi paesi. E che cosa ci dice? Ci dice che prima della guerra russo-ucraina, e le statistiche si fermano al 2020-2021, non è che possiamo immaginare che un osservatorio internazionale ha già i dati del 2022, giusto? Ebbene, al 2021 ci dice che a livello mondiale, per la prima volta, le spese militari, in valore assoluto, certo, sono 2.000 miliardi di dollari, hanno toccato, hanno superato i 2.000 miliardi di dollari. Allora, noi siamo abituati a vedere questi numeri con freddezza, non ci scaldano, non ci dicono un granché. Andiamo a vedere la dinamica di queste spese. Questa è la dinamica della serie storica delle spese militari che, ovviamente, a partire da questa banca dati ho ricostruito. Voi vedete in orizzontale dal 1990 al 2021, vedete una linea in valore assoluto, non è stato deflazionato, non si poteva neppure fare. Ecco, se dovessimo mettere pari a 100 il 1990, che forse si vede meglio, qui stiamo oltre i 2.000 miliardi di dollari nell'ultimo anno, ma vedete già che c'è una linea che cresceva già prima dell'inizio della guerra russo-ucraina, no? Questo è intuitivo. Questo è fatto 100 il 1990, ecco, le spese a livello mondiale dal 1990 sono cresciute a livello mondiale del 35%.
Questa è una prima osservazione. Se 2.000 miliardi non vi sembravano tanti, la dinamica della serie storica di 30 anni ci dice cresciuti del 35%. Ma ci dice anche che le periodizzazioni sono diverse. Non è una linea crescente continua. Potremmo immaginare 4 diverse fasi. Vedete che c'è una prima fase dalla fine della guerra fredda al 1998, io l'ho chiamata il periodo della contrazione della spesa militare, lo vedete, fatto 100 la linea si abbassa, si riduce, cioè davvero la fine della guerra fredda è corrisposta a una contrazione a livello mondiale delle spese militari. Poi però dal 1999 al 2009 ha cominciato a crescere ininterrottamente, vedete questa linea che è cresciuta, e quindi, come dire, c'è stato un surriscaldamento evidentemente, no? Di questo tipo di spesa pubblica, e soprattutto sono i grandi protagonisti che fanno questa crescita. Pensate che circa il 52% delle spese militari a livello mondiale lo fanno due paesi, Stati Uniti e Cina oggi, poi lo vedremo. Quindi, però anche altri hanno seguito la linea di tendenza. Poi c'è stata una stabilizzazione fino al 2014, un terzo periodo, chiamiamolo il periodo della stabilizzazione, e con l'invasione della Russia in Ucraina le spese militari a livello mondiale sono tornate a salire. Cioè dal 2014 sono tornate a salire. Noi non abbiamo il dato 2022, che è l'espressione evidentemente della crescita degli stanziamenti delle spese militari in conseguenza della guerra iniziata circa un anno fa, ma venivamo già dal 2014 da un'ulteriore dinamica crescente di spese militari a livello mondiale. E se allora ci chiedessimo chi è che spende di più, no? I grandi spendaccioni, ma in senso ironico, bene, i grandi spendaccioni delle spese militari, ve l'ho anticipato, pensate che solo 15 paesi nel mondo hanno una spesa militare che copre l'81% della spesa militare complessiva. Cioè, un economista direbbe è una spesa militare altamente concentrata nelle mani di pochi. 15 paesi fanno l'80% della spesa militare complessiva. C'è anche l'Italia tra questi paesi. Certo, i paesi più grandi spendono di più in valore assoluto, questo penso sia evidente. Ma ci sono anche paesi che non sono così grandi come territorio e come popolazione che danno una mano a questa cosa. Pensate all'Iran, a Israele, Arabia Saudita e così via. USA e Cina, ve l'avevo detto poco, sono i primi due paesi e coprono il 52% delle spese militari mondiali. Gli Stati Uniti con il 38% e la Cina con il 14%. Ma non dobbiamo guardare solo a questo dato. È normale la Cina, è normale gli Stati Uniti. Dobbiamo provare a relativizzarlo rispetto al PIL di un paese, no? Cioè, un paese spende anche in funzione della torta di ricchezza che genera. E allora andiamo a vedere chi sono i grandi spendaccioni. I primi 10 paesi a livello mondiale, qui è 1990 fino al 2021, ma guardiamo il dato, e sono ordinati in base al 2021, penso si veda: Oman, Kuwait, Arabia Saudita, Algeria, Azerbaigian, Israele, Giordania, Qatar, Armenia, Marocco. Questi sono i primi 10 paesi a livello mondiale, guardando alle spese militari in rapporto al PIL. Quindi loro in rapporto alla torta, diciamo, del PIL, la fetta destinata alle spese militari è particolarmente elevata. E questo ci dice alcune cose. Ci dice che sono paesi arabi, ci dice che c'è Israele che evidentemente avverte il suo bisogno di sicurezza e da sempre storicamente investe molto. Ci dice che noi compriamo gas dall'Algeria, non è un atto d'accusa, abbiamo bisogno del gas, ma è uno dei paesi che prende i soldi del gas e forse compra tanta, tanta roba militare, che non è un atto d'accusa, ma è una considerazione, no? Considerando che l'Algeria è a due passi da noi e che è il nostro principale fornitore di gas dopo che abbiamo chiuso il rubinetto alla Russia. E
E allora che cosa ho fatto? Questo grafico forse non è di immediata comprensione. Ho preso tutti i paesi del mondo e mi sono chiesto dove si posizionano, se mettiamo il PIL pro capite, diciamo così, è brutale ed è ingenuo, i soldi di ogni cittadino, della ricchezza generata in un anno, non è il reddito, sarebbe il reddito medio pro capite, poi c'è il reddito, però proviamo a prendere le cose semplici, no? Ci sono paesi che hanno un alto PIL pro capite, anche un neonato viene computato, e ci sono paesi che hanno un PIL pro capite molto basso, sono paesi molto poveri. Voi sapete che nel mondo esistono paesi dove c'è un dollaro, no, di reddito medio pro capite al giorno, inferiore a un dollaro. Quindi siamo davanti a una grande diseguaglianza mondiale. Sull'asse orizzontale quindi si misura la ricchezza pro capite di un cittadino di quel paese. Sull'asse verticale ho messo le spese militari in rapporto al PIL. È chiaro che mettendo queste due cose semplici si vede un ventaglio impressionante. Si vedono paesi ricchi, alto PIL pro capite, che non hanno bisogno di fare spese militari. Cioè, immaginare che i ricchi spendano sempre nelle spese militari, dipende. E certo, sono ricchi come l'Irlanda, la Svizzera e il Lussemburgo, ricchi senza armi, l'ho chiamati. Senza armi è ovviamente una frase estrema, ma perché? Perché se guardate sull'asse verticale, loro hanno una percentuale delle spese militari in rapporto a PIL assolutamente marginale. Poi invece in alto a sinistra, no, sono i big spenders, quelli che spendono un sacco, come se dire esiste solo la spesa militare quasi nei loro bilanci. Abbiamo visto l'Oman, il Kuwait, l'Arabia Saudita, l'Algeria, l'Azerbaigian, la Giordania, l'Armenia, il Marocco, la Grecia, no, se volete, quelli in alto a sinistra. Ci sono qui, diciamo, che sono abbastanza ricchi, diciamo al centro del grafico, sono piuttosto ricchi, hanno un PIL pro capite, sono paesi dove il benessere è alto e spendono però anche abbastanza comparativamente ad altri paesi. Io ho detto ricchi e armati, pensate a Israele, al Qatar, agli Stati Uniti, Singapore, Gran Bretagna, Iraq si può discutere se sia, e Corea del Sud, no? Francia. E poi esiste un nucleo, l'ho chiamati grandi spendaccioni senza soldi, nel senso che hanno un PIL pro capite molto basso, relativamente basso. Pensate alla Russia, la Russia non è un paese ricco economicamente, il PIL pro capite è basso, no? La Russia, la Grecia, il Bahrain, il Pakistan, la Colombia, e poi trovate, non sono leggibili, un nucleo di paesi che sono paesi dell'Africa subsahariana e paesi asiatici. E poi più andate verso le coordinate 00, i nomi non ci sono, sono dei puntini, vedete la grande densità dei poveri, che spendono intorno all'1% rispetto al PIL, le spese militari. Però ecco, quando per esempio l'accordo NATO dice dobbiamo spendere il 2% del PIL, provate a immaginare cosa vuol dire il 2% sull'asse verticale, no? E immaginate una linea e come dire, si guarda ai paesi ricchi armati o quasi, cioè molti paesi europei devono alzare l'asticella e salire in questo cluster. Ora, questo ci dice che cosa? Ci dice che esistono dei poveri che spendono molto, dei ricchi che spendono poco nelle spese militari, dei ricchi che, come gli Stati Uniti, come la Gran Bretagna, come Israele, che spendono abbastanza, molto, nelle spese militari, per ragioni storiche, per ragioni politiche e così via, no? Rispettabilissime, però intanto lo vediamo, e che comunque, tanto quanto gli Stati Uniti, in rapporto al PIL, ci sono paesi poveri che spendono le spese militari, in senso relativo ovviamente. Quindi cominciamo a vedere, e questa in giallo è l'Italia. L'Italia è in un gruppo di paesi insieme alla Danimarca, la Germania, la Spagna, a essere sinceri, la Germania, la Spagna, il Belgio, l'Austria, Malta, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, spendono meno dell'Italia. Sono piccole percentuali, però non è che l'Italia, però lo vedremo meglio poi.
questi dati sull'Europa. Questo è un confronto tra le tre grandi potenze che stanno segnando questo nuovo secolo. No? La Cina nel 2000 è diventata la prima potenza industriale mondiale. No? Se guardate l'economia industriale, nel 1800 la prima potenza industriale mondiale era la Gran Bretagna, aveva fatto la rivoluzione industriale. Nel 1900 diventa il secolo degli Stati Uniti, nel 1900 gli Stati Uniti diventano la prima potenza industriale, nel 2000, se vogliamo giocare sulle date, anno più anno meno, la prima potenza mondiale dal punto di vista industriale diventa la Cina. Se guardiamo un confronto sulla spesa militare, il rapporto al PIL, vediamo nel 2021 che la Cina spende l'1,74% del suo PIL in spese militari. Gli Stati Uniti il 3,5% arrotondo, la Russia il 4,1%. È ovvio che nel 1990 il dato statistico della Russia non l'ho messo perché non c'era, però si vede già un confronto di questo tipo. Vediamo il confronto tra alcuni paesi europei. Guardate, se guardate l'Europa, è come se l'Europa avesse ancora una linea di demarcazione tra l'est, tra l'Europa centro-orientale e l'ovest, l'Europa occidentale. Cioè l'Europa occidentale sono paesi, qui vedete anche l'Italia, ovviamente la Grecia è quella che nell'Europa occidentale spende di più, quasi il 4%, il 3,87%, la Grecia, lo sapete, vive, no? L'angoscia nel rapporto con la Turchia, uso una metafora, l'angoscia. Poi c'è il Regno Unito col 2,22, poi il Portogallo col 2,07, ovviamente la Francia precede leggermente l'Italia e così via scende. Ma sotto l'Italia ci sono paesi come l'Olanda, la Danimarca, la Spagna, la Germania, la Svezia, il Belgio, l'Austria, la Svizzera, il Lussemburgo, Malta e l'Irlanda che spendono decisamente meno in spese militari. Quindi, quando si dice in Europa come siamo messi, in Europa siamo tra i paesi che al 2021, quindi prima dell'aumento che tutti noi abbiamo letto sui giornali, spendevamo già abbastanza in confronto ad altri paesi d'Europa occidentale. Se guardiamo invece l'Europa centro-orientale, paesi come l'Ucraina, da diversi anni stava incrementando le spese. Nel 2021 era al 3,23%. Cioè era un paese che comprava tecnologia militare, spendeva già molto. Era un paese povero, però spendeva. Per le preoccupazioni, magari legittime alla luce di quello che poi è accaduto, che aveva. E poi l'Estonia, la Polonia, la Serbia, sapete che, come dire, purtroppo serbi, kosovari, nei paesi balcanici, ancora oggi una polveriera pronta a esplodere, Lituania, Romania, Slovacchia, però se guardate il blocco dei paesi dell'Europa centro-orientale, anche quelli che fanno parte dell'Unione Europea, voi trovate che tendono a spendere di più rispetto a paesi dell'Europa occidentale. E alla domanda perché, penso si possa dare anche una risposta. Sono paesi, mi affido alle parole di un ambasciatore italiano che scrive sul Corriere della Sera, lui dice, sono paesi che sono entrati nell'Unione Europea portando due cose con sé. Da un lato un forte odio verso i russi, perché avevano subito qualcosa che gli dava fastidio, e dall'altro un forte imprinting nazionalistico, cioè sono entrati in Europa non con una cultura europea come l'Europa occidentale aveva avuto modo di sedimentare dopo la Seconda Guerra Mondiale grazie all'opera di grandi intellettuali e di grandi politici che hanno costruito, no? Se volete, prima la Comunità Economica Europea e quant'altro. Quindi, come dire, l'Europa centro-orientale con questa bidirezionalità, odio i russi e entro in Europa chiedendo e rivendicando interessi nazionalistici, penso, vedete la Polonia, come si comporta in Europa, vedete l'Ungheria, vedete, siamo davanti a paesi che hanno speso storicamente di più in spese militari. Quindi c'è ancora
verrebbe dire una linea Maginot, una linea che divide l'Europa centro-orientale dall'Europa occidentale, in termini di cultura europea e quindi anche poi di riflessi sul piano della spesa pubblica. Quinta domanda, lungi da me a dare risposte, come dire, semplici a problemi complessi, ma le spese militari arricchiscono i paesi ricchi e impoveriscono i paesi poveri? Ora, vediamo alcuni numeri anche qui, no? Per sostenere questa tesi. Poi non dico che i numeri dicano tutto, però ci aiutano, quantomeno, a interpretare. Ora, i paesi ricchi che mestiere fanno? I paesi ricchi esportano tecnologia militare, le vedremo chi sono, gli grandi esportatori. E i paesi poveri sono i grandi importatori di tecnologie militari, in senso relativo, in rapporto alla spesa pubblica, al PIL. E i paesi ricchi hanno grandi imprese multinazionali, le vedremo, che operano nel contesto mondiale in termini di esportazione di tecnologia militare. Quindi, come dire, è un business, le armi sono un business vero e proprio, che contribuiscono ad arricchire i paesi ricchi e forse a impoverire i paesi poveri. Come sono andate le esportazioni mondiali di tecnologia militare? Sempre in base all'osservatorio che vi dicevo prima, questa è la crescita dal 2002 al 2020. Come vedete, al di là di un grafico magari fatto non nella forma immediatamente intuitiva, però c'è una crescita. Chi sono i grandi esportatori di armi in percentuale? Il primo paese sono gli Stati Uniti col 38% esportazione di armi, non la spesa militare in rapporto al PIL, l'avevamo visto prima. La Russia, il secondo paese, arrotondo le cifre, col 19%, la Francia con l'11%, la Cina col 5% arrotondo, la Germania col 5%, l'Italia col 3,1%. Quindi a livello mondiale l'Italia è il sesto paese esportatore di tecnologia. Poi è chiaro che non la vendiamo in certi paesi, la vendiamo in altri paesi, la Cina la vende nei paesi dove non la vendiamo noi, i russi la vendono in paesi dove non la vendiamo noi. Però questo è, diciamo, il flusso delle esportazioni dal 2017 al 2021, le quote, chiamiamole, di mercato. E vedete che anche la Corea del Sud e la Gran Bretagna. Quindi vuol dire che l'Italia è protagonista nell'esportazione di tecnologia militare. Quali sono i paesi esportatori? Nel 2021 l'ho messo i dati in milioni di dollari, rivedete un po' questa lista. Prima erano le quote dal 2017 al 2021, questa è solo l'esportazione del 2021. Il ranking mondiale è Stati Uniti, Francia, Russia, Italia. Nel 2021 noi abbiamo scavalcato alcuni paesi. Siamo diventati il quarto paese a livello mondiale esportatore di tecnologia militare. Quando noi pensiamo all'Italia e diciamo il Made in Italy, e diciamo che noi esportiamo le scarpe, il tessile, l'abbigliamento, la moda, l'agroalimentare, diciamo una parte della verità. Siamo diventati un paese che produce armi e la esporta. E a livello mondiale siamo, come vedete, nel 2021 il quarto paese. Precediamo la Cina come milioni di dollari. Quindi, come dire, potremmo essere contenti, perché abbiamo ovviamente decine di migliaia di occupati, di ricchezza nazionale, ma la domanda è, ma a chi viene venduta questa roba? No? I paesi ricchi esportano? Questo illustra quali sono le aziende nel 2020 dati in milioni di dollari che esportano. E voi vedete i nomi delle aziende, la Lockheed Martin, no? E così via. Vedete, le imprese sono Stati Uniti. Noi abbiamo ovviamente la Leonardo, che è un'azienda importante con quasi 12.000 milioni di dollari di fatturato. Credo che tutti sappiano chi è Leonardo, no? Viene da una lunga storia e fa parte, ed è un'azienda pubblica, partecipata dallo Stato, dove ovviamente diciamo, esiste la Golden Share e esistono una serie di cose che la caratterizzano. Queste sono, ho elaborato, le 30 grandi aziende a livello mondiale, e qui ci sono dati non leggibili, però insomma
i loro fatturati 2019, 2018, 2017, la percentuale del loro fatturato di tecnologia militare, perché spesso, diciamo, queste imprese sono dual use, no? Pensate a chi fa gli aerei o gli elicotteri. L'elicottero può servire per usi civili, no? Per i vigili del fuoco, oppure può servire in campo militare. La carcassa dell'elicottero è sempre la stessa roba, potremmo semplificarla così. C'è ovviamente protagonista, lo vedete, l'azienda italiana che vi ho citato prima. Però questo... E chi è che compra tecnologia militare? Chi sono i grandi compratori, i grandi importatori di tecnologie militari? I paesi importatori con più di 100 milioni di dollari, perché poi la lista continua, vedete l'India, il Qatar, l'Arabia Saudita. Guardate, non è casuale, quando si dice Qatar, Arabia Saudita, non è casuale che ogni tanto qualche occidentale vada lì a fare affari. Ma non è che gli andiamo a vendere la maglietta griffata. Lì si fanno i grandi affari, è diventata la grande oasi felice degli armamenti. Oasi felice è una metafora, cioè lì comprano, vendono gas, vendono petrolio e comprano armamenti. Questo è il panorama. L'Egitto, Australia, Cina, Kuwait, Regno Unito e Giappone, no? Allora, se voi guardate la lista, questa è in milioni di dollari, ma voi trovate anche paesi che sono relativamente poveri e comprano centinaia di milioni di dollari di tecnologia militare. L'Italia è qua. 229 milioni di dollari di importazione. Però il saldo, come si dice, della bilancia commerciale è fortemente positivo per l'Italia, no? Se guardate le esportazioni dell'Italia, quante erano? Esatto. Adesso... La spesa militare in percentuale della spesa pubblica complessiva, non in rapporto al PIL. Che significa? Che lo Stato spende 100, non è più il PIL, la ricchezza di un paese, ma lo Stato spende 100. Chi è che spende di più in spesa militare, spesa pubblica militare? Pensate che ci sono dei paesi come la Bielorussia che nel 2021 ha speso il 30% della sua spesa pubblica totale, cioè un terzo serve a mantenere l'esercito e a comprare tecnologia militare, in questo caso dalla Russia, plausibilmente la Bielorussia. Il Qatar 22% della sua spesa pubblica, l'Oman il 21%, l'Arabia Saudita il 21%, io sto arrotondando, Pakistan 18%, Armenia 16%, Chad, paesi poverissimi, 16% della sua spesa pubblica. Ora, quando in un bilancio pubblico si spendono queste percentuali, spesa militare, cosa ci si può aspettare? Io ho provato a indicare tre cose. Uno, se spendi così tanto, acquisti tecnologia da paesi ricchi, perché cioè tu non vuoi avere la tecnologia obsoleta, non vuoi avere la baionetta della prima guerra mondiale, vuoi avere i carri armati moderni. Quindi, uno, dai soldi ai paesi ricchi, no? Perché sono paesi poveri, relativamente, lasciate a parte il Qatar, però il PIL pro capite, pensate al Pakistan e così via, al Chad, no? E Algeria. E due, occupazione pubblica giovanile poco qualificata, perché guardate, la spesa militare non compri solo tecnologia, paghi stipendi, ma paghi stipendi a dei ventenni, trentenni, che evidentemente non è che imparano il mestiere dell'artigiano, non è che imparano il mestiere indossano l'uniforme, le armi e hanno giustamente uno stipendio, ma c'è un effetto crowding out, un effetto spiazzamento rispetto a un mercato del lavoro per evidentemente attività alternative che storicamente avresti potuto immaginare e perseguire in un modello di sviluppo di un paese. Cioè, se tu dal mercato del lavoro ci levi ventenni, in certi paesi dove si muore a 40 anni, a 50 anni, cioè ci levi la parte più giovane, produttiva, energica, perché li metti nell'esercito e gli insegni solo, in questo caso, a difendere, a ammazzare, cioè è difficile insegnargli dei mestieri che possono essere utili
a uno sviluppo economico e sociale più duraturo in un paese povero. E la terza conseguenza è che se spendi il 20-25%, 30% della spesa pubblica in spese militari, forse c'hai meno soldi per altra roba. Fare le strade, investire nelle scuole, investire nella sanità, non voglio essere retorico, però quindi l'idea che la spesa militare fa diventare ricchi i paesi ricchi e fa impoverire i paesi poveri può avere un suo fondamento in termini di dinamica economica, in termini di creazione dei presupposti di un modello di sviluppo fondato su altre cose, su altri ingredienti. Adesso avviciniamoci all'Unione Europea, poi cercherò anche di essere conclusivo. La sesta domanda: in Unione Europea si spende troppo o si spende poco? Vabbè, abbiamo già visto come è messa l'Europa nel ventaglio del panorama mondiale, ma sì, rispetto a altre categorie di spese. Allora, io sono andato a prendere i dati Eurostat. Vabbè, qui abbiamo sempre Europa occidentale, Europa orientale. Vedete, questa è la spesa militare in percentuale della spesa pubblica complessiva. Qui ritroviamo un po' lo spaccato europeo tra Europa centro-orientale ed Europa occidentale. Non voglio sottolinearlo, anche per ragioni di tempo. Questo io temo che non sia facilmente visibile. Qui ho elaborato sui dati Eurostat. Eurostat è ovviamente l'istituto centrale di statistica dell'Unione Europea. Sono andato a prendere i bilanci di tutti i paesi, insomma, che ho analizzato, per categorie di spese. Ok, alcune categorie di spese, la manutenzione delle strade, le buche nelle strade non sono andato a misurarle, quanto si spende. Ho preso la difesa, l'ordine pubblico, la scuola, l'università, la ricerca scientifica di base, protezione ambiente, famiglia, infanzia, disabilità, sanità, sussidi di disoccupazione. Sono in percentuale, sono in rapporto al PIL nel 2020, quindi prima dell'aumento delle spese militari. Tutti i numeri che vi ho fatto vedere, prima dell'aumento del 2022. Che cosa ci dice? Prendiamo l'Italia. In Italia spendiamo nella difesa l'1,9 o 8, lo dico male, vabbè, tanto uguale, l'1,8 in difesa. No, l'1,4 in spese per la militari, per la difesa, e il 2% nell'ordine pubblico. Ora, qui abbiamo un insigne magistrato e lo ringrazio anche per esserci. Non è che si possa sommare ordine pubblico e ovviamente difesa, però nella contabilità pubblica dello Stato italiano purtroppo ci sono elementi di scarsa correttezza contabile, no? Abbiamo un'arma, per esempio quella dei carabinieri, che dipende dal Ministero della Difesa, e abbiamo le spese militari per l'acquisto di tecnologia militare, la spesa pubblica, F-35 e così via, che stanno nello stanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico. Cioè gli investimenti militari le metti nel capitolo di spesa del Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi, non lo dico io, lo dicono economisti seri che hanno studiato i dati. Quindi in realtà noi nelle spese militari spendiamo già molto di più, cioè abbiamo altri 5-6 miliardi di investimenti che stanno nel capitolo del Ministero dello Sviluppo Economico, ma io non ce l'ho messi, ok? Però considerate che poi ci sono ovviamente anche delle commistioni fisiologiche, no? Cioè i carabinieri utilizzati nelle missioni all'estero, le missioni all'estero passano dal capitolo di bilancio del Ministero degli Esteri. Quindi attenzione, una cosa è il Ministero della Difesa e poi c'hai anche un po' d'ordine pubblico. Ecco, comunque, per darvi l'idea che non è proprio corretta la contabilità del bilancio dello Stato rispetto a questo. Quando invece dici quanto si spende per l'università, quello è chiaro. Quanto si spende per la sanità, quello è chiaro. Quanto si spende per i disabili, quello è chiaro. Quindi, se noi immaginiamo che l'Italia spende l'1,4% del PIL per la difesa, il 2% del PIL per l'ordine pubblico e poi spende, io lavoro all'università, è una lobby importante, giusto gli universitari? Sì,
la spesa pubblica all'università è lo 0,3% del PIL. E poi qui sono riportati i dati che ho elaborato. Nella ricerca scientifica lo 0,5%. Nell'ambiente, che tutti stanno a parlare del dissesto idrogeologico, inquinamento, problemi, si spende l'1% del PIL. Cioè, se l'ambiente è una priorità, no? Mi aspettavo qualcosa di meglio. Ma insomma, senza fare polemica, non voglio neanche perdermi la riga. Nella famiglia, infanzia, dici, c'è il calo demografico, spendiamo l'1,1%. L'1,1% del PIL, cioè spendiamo meno delle spese per la difesa. Per la disabilità spendiamo il 2%. Cioè, avere un figlio disabile, avere un malato cronico, avere in casa un anziano non autosufficiente. Questo è il nostro paese. Sulla difesa, sull'ordine pubblico, potete vedere anche ovviamente cosa fanno gli altri paesi europei e com'è la composizione della spesa pubblica degli altri paesi in questi capitoli di spesa. Siccome la spesa pubblica è l'espressione della volontà dei cittadini che si riflette nel Parlamento, la mia è retorica questa frase, chiedetevi se il Parlamento italiano da anni riflette quelle che sono le istanze, i bisogni dei cittadini e anche le promesse elettorali che si fanno in campagna elettorale. Cioè, perché i partiti dovrebbero essere seri e dire ci presentiamo e ci candidiamo per esempio a aumentare le spese militari. È trasparenza. L'avete mai sentito dire? No. È una domanda però che sarebbe utile. Ora abbiamo detto varie cose, abbiamo detto quanto spendiamo in Europa, ma c'è una domanda chiave. Tutti i paesi europei hanno deciso di aumentare in modo vertiginoso nel 2022 e in modo strutturale negli anni a venire le spese militari. Ma abbiamo bisogno di spendere di più o di spendere meno? Se e solo se esistesse una politica europea su questo tema, si potrebbe spendere meno, pur avendo le condizioni di una difesa più efficiente e più efficace. Quindi l'idea di innalzare gli stanziamenti militari in tutti i paesi europei ovviamente può avere varie giustificazioni. Ma se esistesse l'Europa, se esistesse davvero l'Europa sulle politiche per la difesa, potremmo avere uno degli eserciti più forti al mondo spendendo meno, che è ciò che nella costruzione storica e istituzionale dell'Europa all'inizio non volle fare la Francia nel 1952. Ma non mi sembra che da allora si sia percorsa questa strada con volontà e con, come dire, con il desiderio di conseguire la sicurezza, come dicevamo all'inizio, ma allo stesso tempo anche un risparmio di spesa che possa consentire magari di dirottare risorse addizionali di spesa pubblica verso dei bisogni della collettività che sono emergenti, se è vero che la classe media anche in questo paese si è impoverita, se è vero che i figli non li fa più nessuno, se è vero che il lavoro precario di tanti giovani qualificati esiste davvero, se è vero che la povertà è aumentata. Grazie. Ringrazio Luca per questa approfondita disamina della questione. Le sue illustrazioni pongono evidentemente dei problemi a tutti quanti. Chi sente di più una cosa, chi sente di più un'altra, ma indubbiamente c'è un dato di fatto, che cioè Luca ha affrontato questa questione con un metodo veramente universitario, vale a dire non facendosi trascinare più di tanto dai suoi giudizi di valore che pur traspariscono dalla sua illustrazione, ma appunto basandosi su dati precisi che ci interrogano.
Certo, noi cattolici, noi qui siamo un istituto di ispirazione cattolica, vediamo un'evoluzione del pensiero, perché se Luigi Sturzo nel 1918 parlava di disarmo universale come obiettivo politico del Partito Popolare Italiano, già De Gasperi nel famoso discorso per il Trattato di Pace di Parigi si interrogava, cioè chiedeva ai paesi occidentali se era logico lasciare disarmata l'Italia di fronte a un pericolo di invasione che veniva dall'est. Allora c'era la Jugoslavia potentissima sotto il maresciallo Tito. E poi adesso c'è il Papa che implora di non spendere in armi e tuttavia una voce, diciamo così, isolata. Ecco, uno potrebbe interrogarsi su queste cose, però diciamo che ognuno può portare il proprio contributo. Allora io aprirei la possibilità di interventi da parte delle persone che sono qui convenute, senza alcuna limitazione, senza nessun condizionamento. Sentiamo le parole che vengono dalla platea veramente insigne di questo pomeriggio. Chi desidera parlare? Pare che Strino, Busso, Livio, Gianfranco. Cominciamo con Strino. Prego. Grazie tante. Allora Luca, grazie tante per questa illustrazione con dati e cifre molto evidenti. Siccome però operiamo in blocchi, noi facciamo parte della NATO, vorrei sapere se esiste un dato che confronta le spese della NATO verso quelle dei paesi, diciamo, dei raggruppamenti di paesi più concorrenti, tipo Russia, tipo Cina. La percentuale di spese che i singoli paesi danno al bilancio della NATO io non l'ho elaborato. Credo che rispetto alle spese complessive della difesa l'Italia sia sull'ordine del 18%. Non dovrei discostarmi molto da questo dato. Cioè, visto l'investimento che l'Italia fa in spese militari, una fettina, il 18% va alla NATO, va alla cooperazione, si dice, che vuol dire anche Unione Europea, per cui la cosa è un po' mista. Che dire, che se questa percentuale si elevasse, soprattutto quella europea, potresti addirittura ridurre il valore assoluto, questo sì. Però, prego. Grazie. Io intervengo prima di tutto per fare i complimenti al professor Fiorucci e anche agli organizzatori di questo interessantissimo convegno. Mi è piaciuto in modo particolare perché è la promessa che aveva fatto Luca, sì, possiamo, certo. Ci diamo di tu, è stata mantenuta, e cioè ha parlato con la chiarezza dei numeri, e se l'ho capita io che di numeri non ne capisco niente, vuol dire che proprio è stato perfettamente chiaro. Cioè non è stato, mi è sembrato di cogliere, ma se non è così correggimi pure, non è stato il discorso in chiave banalmente pacifista, è stato un discorso che ci ha spiegato che certe spese sono necessarie, che la difesa è un valore e che però razionalizzandola e facendo la soluzione, razionalizzandola con un'Europa unita, con un'Europa più coesa, con un'Europa, quella che oggi non c'è, potremmo ottenere gli stessi risultati, forse anche migliori,
a un costo più basso, molto più basso, che ci consentirebbe di vivere tutti meglio, nella sicurezza meglio. Allora, questo io credo di aver colto da questo discorso che ha fatto il professor Fiorucci e lo condivido pienamente. Ma visto insomma questa fertile possibilità di discutere, di chiacchierare in questo magnifico ambiente, direi proviamo un'altra volta a rispondere a questa domanda: perché si è fermata la crescita dell'Europa, cioè la costituzione dell'Europa? Nel 52, giustamente ha ricordato, la Francia stoppò la possibilità di un esercito comune, d'accordo, ma era una situazione nella quale una scelta, una decisione che io ritengo così nel mio piccolo, da quello che ho letto, improvvida, assolutamente negativa, che ha affermato tutto. Però in un certo senso era comprensibile, perché uscivamo dalla guerra da pochi anni, era un'Europa tutta da costruire, ancora i nazionalismi erano troppo forti, poi quelli dei francesi, capirai, per ridimensionarlo ce ne vorrà. Però adesso sono passati tanti anni, mi ricordo, perché nel 52 anch'io già c'ero. Perché non siamo riusciti a riprendere? Che cos'è che ci ha impedito da qui o dall'altra parte dell'oceano di costituire questa unità che ci avrebbe consentito a noi di vivere meglio e probabilmente anche di condividere, non dico alla pari, ma di condividere con un maggior peso e anche una maggiore responsabilità certe decisioni e certe scelte. Così la butto qui, se ne vogliamo parlare in una prossima occasione. Intanto era il motivo dell'intervento, per ringraziare di questa interessantissima occasione. Grazie. Grazie. Io penso che il tema che hai posto è un tema centrale. Pregherei Maurizio Busso.
Grazie Luca, mi unisco al coro, veramente una conferenza magistrale, e credo, chiedo all'uditorio di memorizzare le cose che Luca ha detto per la prossima, perché un aspetto molto importante che tu ovviamente hai toccato soltanto in parte, perché sarà quello di Gammaitoni, di Luca Gammaitoni, sarà la tecnologia della guerra. Ecco, la mia, io ho due domande. Certo. No, infatti dovremmo chiedere, allora mi spiego questo, poi dopo faccio l'altra domanda, in particolare a te e poi a Luca il mese prossimo, dobbiamo chiedere se c'è la possibilità di distinguere, un po' secondo me già sì, le colpe, il contributo della scienza, come si divide fra scienza puramente tecnologica, tu hai citato le tecniche ICT, no? E la scienza fondamentale, perché ci sono degli aspetti, non voglio entrare, ma sono molto cruciali. Qualche settimana fa ha avuto grandissima eco il fatto che gli americani siano riusciti a produrre energia dalla fusione nucleare un po' più di quanta introdotta, e invece l'Europa è ancora indietro. Intanto non è così indietro. Non so se sapete che il progetto che ha ottenuto questo in America è completamente militare. Il Lawrence Livermore è un istituto militare. L'Europa ha fatto la scelta puramente civile. Quindi ci sono, nella scienza fondamentale ci sono un altro ente che fa queste scelte antimilitaristi, è il CERN di Ginevra. Purtroppo non è così sempre. Quindi volevo chiederti se tu hai qualche informazione sulle responsabilità o meno dal punto di vista scientifico. Poi poco fa tu parlavi delle grandi imprese europee. La più grande impresa europea per la produzione di armi è l'italiana Leonardo. Ufficialmente è statale, ma questo, come tu ci insegni, non vuol dire che il capitale è tutto dello Stato. Ha il 30% e del resto il 50% è di investitori privati, tra cui spicca ovviamente il grosso gruppo industriale che oggi si chiama Stellantis, ma insomma noi lo conosciamo come Fiat, no? Allora, ecco, questo è una domanda che riguarda l'informazione. Io lo dico, mi assumo le responsabilità, purtroppo negli ultimi mesi, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, i grandi giornali che hanno una tradizione in Italia, in particolare del gruppo Stellantis, Gedi, La Stampa e La Repubblica, hanno cominciato a fare quella che a me sembra una vera propaganda. L'ultima è la notizia di qualche giorno fa che si riferiva ai carri armati appena concessi dalla Germania all'Ucraina, con una notizia scandalo. Perché l'Italia non può dare tank all'Ucraina? Perché non ce li ha? È di un anno fa l'ultimo investimento negli Ariete, però si dice che sono superati, non abbiamo. L'Italia dovrebbe investire nei tank di nuova generazione, che sono prodotti da chi? Beh, la prima che si candiderebbe è la Leonardo. Quindi c'è nella nostra stampa una preponderanza di titoli, non sono tutti così, che purtroppo oggi sono controllati e ci controllano, e non sempre riusciamo ad avere la sensazione, la consapevolezza di queste cose. È così o mi sbaglio? Beh, no, ovviamente Maurizio, tu sei un fisico e lungi da me avventurarmi a disquisire di scienza e tecnologia. La scienza e la tecnologia è difficile dare un giudizio, perché non c'è lo scienziato probabilmente che vuole la guerra. Ci può essere. Allora, racconto un aneddoto che non vuole essere, però, come dire, su questo aneddoto costruire teorie facili. Circa 25 anni fa un fisico, quindi un tuo collega, un mio amico dell'Università di Milano, è morto, eravamo amici, e lui era molto più grande di me,
mi disse che lui abitava nella zona di Como, era stato contattato dai servizi segreti pakistani per costruire la bomba nucleare negli anni 70. Lui mi raccontava questo episodio quando negli anni 90. E fu contattato dai servizi segreti, lui si mise a disposizione per realizzare la bomba nucleare per il Pakistan. Sapete che l'India ha potenza nucleare, il Pakistan, no, è musulmano, e in cambio di soldi, ovviamente, non per solidarietà umana, si assicurò che i servizi segreti pakistani all'epoca si trovassero nel mercato illegale l'uranio, perché non era suo compito, andò a Lumezzate, mi sembra si chiama, questo paesino, dove lavorano la rubinetteria, pentole, rubinetti, ok? Distribuì tra gli artigiani dei pezzetti da fare, accettate adesso questa cosa, le fece transitare in Svizzera un pezzetto alla volta, partì un aereo, lui poi andò in Pakistan e assemblò la prima bomba nucleare del Pakistan. Che dire, che la storia della sua vita poi è stata anche, lui poi è diventato un grande fisico dell'atmosfera, si è messo a lavorare su modelli di previsioni meteorologiche, ha creato quella roba che voi vedete su Canale 5 Mediaset da anni, quella società, e così via. Quando era in Pakistan ha avuto un momento, una contaminazione con l'uranio, e gli era nata una figlia completamente calva, che io ho conosciuto, e lui viveva con questo grande rimorso, no? Di avere una figlia che evidentemente aveva una forma di handicap fisico, no? Rispetto a tante altre ragazze della sua età. Questo è un aneddoto che quando me lo raccontò, e poi c'era anche la figlia, insomma, è così, e poi è morto pochi anni dopo, a me colpì. Cioè, quella che per me la bomba nucleare era una cosa che occorrevano conoscenze scientifiche raffinatissime, bisognava avere i premi Nobel della fisica. Questo un professore di provincia, facendo fare dei pezzetti ad artigiani che fanno la rubinetteria e che erano inconsapevoli di ciò che stavano facendo, transitati in Svizzera, assemblato in Pakistan, il Pakistan ha avuto la prima bomba nucleare, con know-how, chiamiamolo così, scientifico italiano. Mi fermo qui, perché chissà quanto non passa dalle statistiche di questa roba qui, ecco. Sugli interessi di Leonardo. Leonardo è un'azienda che circa 15 anni fa ha comprato una grande azienda americana che si occupa di visori notturni e quant'altro. E poi nel campo degli elicotteri ha preso la Westland inglese. Quindi la cordata di Leonardo tende molto a lavorare con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna e un po' meno con altri paesi europei, perché i suoi interessi e i suoi assetti proprietari richiamano questo tipo di legame proprietario e anche di interessi di mercato. D'altra parte gli Stati Uniti producono tanta tecnologia militare, ma spendono anche tanti nelle armi, è il primo mercato mondiale, quindi essere presenti negli Stati Uniti significa fare business, che è una parola bruttissima, ma come dire, che la capiamo tutti. Rossetti. Grazie, parla anche te. Allora, sperando di non dire sciocchezze, intanto ti ringrazio molto e faccio una richiesta precisa. Queste statistiche, questi, come si dice, insomma, queste slide, bisogna che ce le fai avere. Ce li fai avere tutti quanti tramite Mauro. Cioè, è un documento che vale qualcosa, no? Sì, sì. Ok. Questo è il primo punto. Secondo punto. Chiaro, avevamo bisogno di venire, c'era un bisogno di conoscenza che è stato
soddisfatto, diciamo, nei limiti della ragionevolezza, che però ci fa stare con i piedi per terra, e questo è un valore che apprezzo molto. E al di là, detto questo, guarderei lontano, guarderei avanti. Noi sappiamo che la Comunità Europea si era adattata a comprare tanta tecnologia e tanti prodotti dalla Cina, a comprare il carburante, gas, eccetera, dalla Russia, e a comprare l'ombrello militare dagli Stati Uniti, no? Quindi c'è queste grandi dimensioni sulle quali l'Europa in quanto tale ha pensato che poteva fare a meno di adoperarsi, di fare, che tanto compriamo in Cina, compriamo in Russia, e l'ombrello militare sappiamo, si chiama NATO, ma insomma sappiamo che lo andiamo a comprare negli Stati Uniti. Io non credo di dire una scemenza se dico che le esperienze recenti, la crisi delle forniture cinesi, il problema del gas e del petrolio russo, hanno aperto gli occhi molto bene su questi due fronti, ma indirettamente dovrebbero aver aperto gli occhi anche sul fronte del peso militare di questo nostro socio maggioritario nella NATO, che è un grande problema, perché questo socio adesso, come dire, pretenderà per la ricostruzione dell'Ucraina, se arriveremo un giorno a un'Ucraina ricostruibile, pretenderà di dire: ma io ci ho speso un'enormità per tenere in piedi lo Stato dell'Ucraina come distinto e indipendente dall'Unione Sovietica, dalla Russia, quindi le commesse per la ricostruzione dell'Ucraina vanno in primis a me, poi spicciolate le diamo anche agli italiani, ai francesi, eccetera, eccetera. C'è una presa di coscienza di questa di quest'altro immenso problema, che poi si lega alla questione dell'esercito europeo, ossia se Europa non vorrà prima o poi chiedere o imporre a questo socio di maggioranza di stare un po' più buonino a casa sua, perché tutti questi grandi apparati NATO a Ramsted, in Friuli, eccetera, è una presenza tanto ingombrante e che, insomma, alla fin fine non è poi così rassicurante come sembrerebbe, o mi sbaglio? Tutto qui, grazie. Sono domande di politica internazionale, prima ancora che di spese militari, molto delicate e sulle quali lungi da me avere una risposta semplice, ovviamente, non ce l'ho. Probabilmente i presupposti con la quale la NATO era nata oggi andrebbero radicalmente rivisti. I presupposti della NATO era quello di contenere, limitare il pericolo dell'espansionismo politico, militare, culturale, prima di tutto militare, evidentemente di un blocco dei paesi sovietici, dell'Europa centro-orientale. Sarebbe stato bello se dal 1990 si fosse inaugurata una nuova stagione di politica internazionale, non con la fine della guerra fredda, quando invece le spese militari sono continuate a crescere, ma con una rivisitazione anche del modo di cooperare nell'ambito della NATO. Sarebbe stato forse un dibattito utile e necessario, e forse ci sarebbero stati anche dei presupposti per dire che l'Europa poteva percorrere una sua strada. Visto l'allargamento che c'era stato verso l'Europa centro-orientale, una sua strada sul piano della difesa europea. La storia non è andata in questa direzione, forse questa era un'illusione e non era realistica, però i nodi, anziché scioglierli, mi sembra che oggi siano diventati più complicati, e quindi ci troviamo ad affrontare un problema forse un po' più grande di quanto non fosse nel 1990, con la fine della guerra fredda. Questa è la mia sensazione, ecco. Dopodiché io immagino che l'eredità della guerra
L'eredità della guerra sono tre cose che non appaiono nelle statistiche. Uno, se anche quando una guerra finisce, l'eredità della guerra non è la pace. Quando la guerra finisce, l'eredità della guerra è l'odio tra i popoli. Cioè, voi non dovete immaginare che quando una guerra finisce, due popoli tornano a stringersi la mano. Quindi un'eredità della guerra è l'odio tra i popoli che persiste nel corso degli anni successivi. Pensate in Palestina, pensate, no, tra Israele e i palestinesi. Il fatto che non ci sia un conflitto non significa che c'è la pace, c'è l'odio, perché qualcuno ha perso un parente, un amico, perché gli hanno distrutto la casa, perché ha perso il lavoro, perché con la guerra ha perso tutto, i figli. Quindi la prima conseguenza, la prima eredità della pace è che magari quell'intera generazione continuerà a odiare un altro popolo. La seconda eredità della guerra è che non ci saranno gli scambi economici tra quei paesi, e che è un segnale di restrizione del commercio internazionale, e quindi è un segnale di restrizione anche, se volete, delle opportunità di crescita dei paesi, perché quando si limitano le aree del mondo, si limita il commercio tra i paesi. La terza eredità di una guerra è la migrazione dei popoli, ne ha parlato Valerio De Cesaris. Cioè, finita una guerra, la gente continua a scappare perché non ha più niente nel quale credere, restando nel paese dove è nato. Allora, la guerra non ha solo il bilancio dei morti e delle distruzioni, ma certe volte l'eredità di una guerra genera un'inerzia per un'intera generazione che resta nel tempo, e quindi questo continua a far paura. Mi diceva nel 1990 un collega statunitense, Samuel Rabino, che evidentemente di origine ebrea, insomma, è ebreo negli Stati Uniti, insegna all'Università di New York, mi diceva Samuel Rabino, era venuto a trovarmi a Pisa, all'epoca io stavo all'Università a Pisa, diceva: sai Luca, voi siete matti in Europa. E io dicevo: perché siete matti? Ma state facendo la riunificazione tedesca, ma vi rendete conto cosa sono i tedeschi? Allora, lui era un professore universitario di economia che viveva nel terrore di ciò che in Europa stavamo facendo legittimando la riunificazione tedesca. Io lo guardavo e gli dicevo: ma sei matto te? Ma che vuoi che succeda? La riunificazione tedesca è una grande opera, diciamo, per l'Europa. Però lui viveva ancora il dramma che il suo popolo aveva vissuto e che il giorno della memoria ricorda. Quindi come si cancella la guerra, come si cancella il conflitto nella mente delle persone è qualcosa che resta sedimentato per decenni, per anni. Luca, Gianfranco Faina. Professore, volevo chiederle, oltre che ringraziarla, volevo chiederle, non era il caso anche di aggiungere la quota di debito che ogni paese ha per avere più chiarezza oltre che il reddito? Luca, mi aggiungo ai complimenti, te l'ho già fatti per mail, relazione molto bella, ma soprattutto perché
rimette insieme tutta una serie di informazioni che di solito arrivano in maniera scollegata, disorganizzata, e quindi insomma, uno può discutere su questi temi in maniera più documentata. Allora, mi sono venute due riflessioni guardando le tue tabelle e che vorrei sottoporti. Per... La prima è che questa curva di spesa che ha avuto un calo nel 90, no? Finita la guerra fredda, un calo, e poi è sceso, si è fermata e poi è risalita a partire dal 2015, cioè 25 anni di cosa. Secondo me è stata anche determinata dal fatto che a quel punto c'era una situazione in cui c'erano due megapotenze che avevano la mega arma di distruzione letale, per cui l'equilibrio del terrore ha portato a una fase di stallo delle idee, delle intenzioni di fare delle guerre, di imbarcarsi in nuove guerre, tanto che addirittura ci è arrivato a fare degli accordi di riduzione dell'armamentario, degli archivi nucleari, di ridurre ogni anno, di distruggere un certo numero di bombe, perché ne avevano costruite una quantità, e quindi sembrava che veramente l'accordo di non proliferazione, insomma ci sono stati 20-25 anni in cui si è cercato di mantenere un equilibrio, e questo proprio perché c'erano due grossi nuclei che controllavano il sistema e avevano delle armi tali per cui ognuno sapeva che se avesse provato a lanciare una bomba 30 centesimi di secondo dopo veniva distrutto anche lui. Arriviamo adesso alla situazione più recente. Giustamente tu hai messo in evidenza che questi investimenti sembrano documentare che maggiore spesa significa anche arricchire, che i più ricchi diventano più ricchi e i più poveri perché si dissanguano al di là delle loro possibilità per cercare di stare a questo gioco che è come una roulette dove la fish è molto alta. Ci sono stati due paesi che hanno tentato di una strategia diversa, la Svezia, l'hai citata tu, e la Germania. La Germania è stata obbligata, perché dal trattato di guerra gli hanno detto guarda tu non pensare alle armi, non puoi investire armi. E la Germania ha convogliato le sue intelligenze, la sua capacità organizzativa e si è messa a fabbricare invece che carri armati, automobili. E è diventato il leader mondiale dell'industria dell'automobile, esportando in tutto il mondo, e quindi sembrava era l'azienda leader dell'Europa fino agli ultimi anni della Merkel. Tutti guardavamo con una certa ammirazione, interesse questo modello, no? Però adesso vediamo che anche loro sono arrivati a un punto in cui non resistono più, perché la Svezia non riesce a entrare nella NATO perché la Russia attraverso la Turchia la blocca, la Germania, che è riuscita a entrare nella NATO fortunatamente all'inizio, però si accorge che si trova in un consesso europeo e della NATO nel quale se la NATO decide di fare una certa strategia, lei deve a un certo momento seguire, non può rendersi indipendente da quello che decide la NATO. E quindi si ripalesa la necessità, mi accodo a quello dal primo intervento, cioè che insomma, l'Europa si dia una mossa, cioè ci sono dei paesi importanti come l'Inghilterra, che pur essendo uscita dall'Unione però è uno dei grandi protagonisti di questo gioco, la Francia
e adesso anche la Germania, che si rendono conto che bisogna avere una forza comune di difesa, che c'è un problema di raggiungere un equilibrio, di nuovo un certo equilibrio che sia un deterrente per evitare aggressioni di guerre a livello subatomico, diciamo, cioè quello che ha ripreso negli anni dopo del 15 in poi è stato le guerre subatomiche. Il primo dittatore Putin ha pensato di cancellare l'onta della caduta del muro di Berlino, riprendendosi i territori che facevano parte della vecchia Unione Sovietica, e ha cominciato a fare delle mosse in altri paesi, in altri continenti, ce ne sono stati altri. Allora, qui mi sembra che, se noi tra l'altro dal punto di vista, diciamo, etico, morale della tradizione cattolica, vogliamo cercare di vedere anche una possibilità che questa corsa all'armamento si arresti, forse effettivamente l'unica soluzione è che si crei a questo punto un nuovo equilibrio di forze tipo NATO, la NATO, la Cina, la Russia, che raggiungano un nuovo equilibrio per cui a un certo momento possano in qualche modo controllare il gioco complessivo. E questo è un discorso che oggi, che siccome non c'è una visione su questo, oggi questa è la fondamentale ragione per cui la guerra in Ucraina non finirà presto, perché non c'è un accordo su una visione di come sistemare la fine della guerra in Ucraina. Come finirà? A parte che se i pezzetti di terra che passano dall'Ucraina alla Russia, ma il fatto che l'Ucraina potrà far parte di uno scudo NATO oppure no? Quali vincoli assumeranno quelli che hanno sostenuto l'Ucraina al momento in cui dovessero arrivare a un accordo con la nuova Russia? E perché questo tra l'altro sarà un esempio su quello che potrà succedere a Taiwan con la Cina. Quindi non c'è un accordo, una visione condivisa di come questo problema degli equilibri mondiali si può risolvere. Allora, questa situazione, io credo che i paesi, bisogna che fare in modo, noi paesi minori, diciamo, attraverso i nostri governi, attraverso che a livello europeo questo problema va assolutamente portato alla ribalta. Bisogna, e quindi appunto mi rifaccio al discorso del primo intervento, è decisivo definire come vogliamo stare al mondo, nel mondo di oggi, come paesi. Anche paesi che hanno avuto una storia imperiale come l'Inghilterra, il Regno Unito, la Francia, che ha avuto le sue ambizioni atomiche, eccetera. E avere dei gruppi coesi che in qualche modo, da un lato, tengono il passo dello sviluppo tecnologico, perché il costo di questi investimenti, di queste innovazioni, sono altissime, e dall'altro riducono la spesa, perché ripartiscono gli investimenti su una base molto più larga. Sì? Ci sono varie riflessioni, provo a dare una cosa spot. Allora, provo a usare una sintesi estrema, che ovviamente è falsa come tutte le sintesi. Come può un popolo accettare politicamente, in una democrazia, non in un regime totalitario dove evidentemente il popolo è insignificante e rilevante, come può il popolo accettare di legittimare l'aumento delle spese militari? Allora, uno, se esiste il nemico esiste, si crea, si immagina,
di fronte al nemico qualunque paese si riarma. Per un lungo periodo della storia, dal dopoguerra al 1990, il nemico era l'Unione Sovietica, era un nemico ideologico, cioè aveva, insomma, le fondamenta. Pensate a cosa è successo per Cuba o in, anche in alcuni paesi dell'Africa subsahariana, no? queste sfere di influenza. Quindi uno si crea il nemico. Il rallentamento della spesa dopo il 1990 e poi il rialzo potrebbe dipende se vediamo meglio i dati, anche dalla paura della Cina. No? Adesso è ritornata la paura della Russia. Quindi intanto nelle democrazie basta creare il nemico. Seconda cosa, quando tu spendi nelle spese militari riempi i magazzini, no? Riempi gli arsenali. Come fai a vuotare gli arsenali? Lo dico con una sintesi infantile. Gli arsenali si vuotano in due modi. A parte i trattati di pace, dove le smonti, che sono cose rare nella storia, gli arsenali le svuoti in due modi. O le usi, le armi, magari le vendi, giusto? Pensate che quando la guerra russo-ucraina finirà, e siamo certi che finirà un giorno, i magazzini delle armi dei paesi europei saranno quasi vuotati, vanno riempiti. Vi verrà detto che abbiamo vuotato i magazzini e dovremo aumentare le spese militari. Oppure, se il magazzino è pieno, come si fa ad aumentare le spese militari? Si dice che abbiamo l'obsolescenza della tecnologia militare e quindi dobbiamo comprare qualcosa di nuovo. Ecco, allora attenzione a queste tre cose che con una sintesi infantile vi pongo di riflessione. La prima è crei il nemico, la seconda è riempi il magazzino, ma se il magazzino non le usi bisogna venderla a qualcuno, magari zone limitate dove si usano. E se il magazzino ce l'hai ancora pieno, bisogna creare l'obsolescenza programmata, per cui l'elicottero che avevo non vale più nulla, arriva una nuova generazione di elicotteri. E c'era anche Michele. Sì, grazie Luca, grazie. Un grazie sincero, sia per quello che hai detto e che stai dicendo e anche per come lo hai detto. È una chiarezza proprio estrema. Grazie però anche al connestabile che ha scelto questo tema, perché questo tema secondo me costituisce il nocciolo, la radice profonda sopra la quale vi sono tante ramificazioni, anche molto variegate fra di loro. Una altra osservazione così a latere, se vuoi. I dati che tu hai presentato confermano una definizione che ha fatto di recente la rivista di geopolitica Limes, quando ha parlato di Caoslandia. Una Caoslandia, ci sono tutti quei paesi che più spendono in proporzione per spese militari, no? Una Caoslandia che è determinata da un modello di crescita che alcuni chiamano delle 3I. Cioè una crescita ingiusta, inquinante e instabile. Le spese militari sottolineano questa instabilità, secondo me. Altro flash. Le spese militari richiedono la segretezza, la opacità. Faccio qualche esempio. Già nel 1961, Eisenhower, mi sembra, parlava di un complesso politico, economico, militare, in cui i rapporti più importanti erano segreti fra il potere politico, quello economico e quello militare. Un altro esempio che riguarda direttamente l'Italia, che pure ha un suo complesso politico, economico, militare. Fino a qualche anno fa, non so adesso, ma fino a qualche anno fa, vigeva il segreto militare su il commercio delle armi. Non sappiamo di preciso come è governato, quali sono le caratteristiche di questo commercio. Un altro esempio più attuale. Sappiamo che l'Italia manda armi all'Ucraina, ma non sappiamo quali armi manda. Non lo sappiamo, segreto, no?
In realtà ciò che si afferma in questa maniera è profondamente ingenuo, perché l'intelligence internazionale sa benissimo quali sono le armi che provengono dall'Italia, ma noi non lo sappiamo, a noi non ci viene detto. Le armi richiedono anche di essere giustificate con la creazione del nemico, come giustamente tu dicevi, però anche con la distorsione dell'informazione, che è veramente un problema. Quali sono gli effetti culturali della crescita delle spese militari? Perché questa crescita venga legittimata, giustificata, che passi attraverso il consenso dell'opinione pubblica. Come si fa? Giustamente si citavano i media, si potrebbe citare anche la scuola, anche l'università. Noi man mano stiamo inconsapevolmente, in maniera mimetica, militarizzando la nostra cultura, che è pericolosissimo, è veramente, perfino il nostro linguaggio, è veramente molto pericoloso. Riducendo il pluralismo, riducendo la democrazia, riducendo il dibattito politico. Von Clausewitz diceva: la guerra è la continuazione della politica. No. La guerra è la frattura della politica, la discontinuità rispetto alla politica. Non dico proprio la soppressione, questo non è possibile nei regimi veramente democratici, ma quantomeno la riduzione degli spazi democratici. Un'ultima osservazione. Il ruolo dei cristiani, al di fuori di ogni ottica integralista naturalmente, è prudenti come serpenti, è vero, ma anche candidi come colombe. Dovremmo mantenere, io credo, questo candore. Dovremmo cercare in qualche maniera di seguire un disegno utopico, perché l'utopia non vuol dire l'irrealismo. Siamo realisti, chiediamo l'impossibile. Per esempio, credo che la comunità dei cristiani potrebbe chiedere una moratoria mondiale sotto l'egida dell'ONU, che è una proposta del Papa, che forse noi seguiamo un pochino troppo poco, oppure, su un piano più laico, ma straordinariamente profetico anche questo, quello che a suo tempo, con una grande attualità rispetto a oggi, affermava Pertini: si svuotino gli arsenali, si riempano i granai. Grazie. Grazie Paolo, e le tue sono molte osservazioni. Sì, Paolo, è inutile dirti che condivido tutto quanto hai detto e non ho niente da aggiungere a ciò che hai detto. Sulla guerra russo-ucraina un altro aneddoto, poi gli aneddoti non fanno la storia, gli aneddoti non devono essere tesi, perché se no, come dice qualcuno, sono dei bias. Prima della guerra russo-ucraina hai citato l'università. L'università è un mondo morto, Paolo, tu ne fai parte, io ne faccio parte, ce ne sono qui in sala molti altri che fanno. È un mondo morto nel momento in cui ha deciso, per interessi, per ignavia, di non partecipare oramai da 20 anni ai grandi dibattiti dei problemi di questo paese. Cioè, durante il fascismo la stragrande maggioranza dei professori prese la tessera per salvare se stessi. Oggi stiamo tutti nascosti, come dei vermi, a prendere delle possibili briciole per non esporre i nostri valori, le nostre convinzioni e partecipare laicamente, non dico da cristiano, laicamente al dibattito sui grandi problemi del paese. L'università, che dovrebbe essere il mondo, non dico degli intellettuali, attenzione, dovrebbe essere un mondo caratterizzato da autonomia e indipendenza, non solo la magistratura. Non è vero. Quindi, come dire, l'università è un mondo morto. Ora, ovviamente, questa affermazione non è rivolta all'Università di Perugia, lo dico come sistema universitario in questo paese. Sulla guerra russo-ucraina, un aneddoto amaro. A maggio ero a cena con una persona che ricopre un ruolo nei servizi segreti militari al Ministero degli Esteri italiani. E siamo amici, eravamo a cena insieme. Gli dico: guarda, io da economista ti dico
che una guerra finisce, al di là di tutte le alchimie, quando vengono a mancare tre ingredienti. Vengono a mancare gli uomini, perché purtroppo si muore in guerra, vengono a mancare le tecnologie militari e tre, viene a mancare il know-how, cioè che è l'intelligenza organizzativa. Nella guerra russo-ucraina, questa era la mia affermazione, quel poco che conosco dell'Ucraina e della Russia, quando sono stato all'università di Leopoli a lavorare e poi sono stato alla National Presidential University di Mosca e mi ero fatto delle idee sugli uni e sugli altri, stando là un po' di periodi. Allora ho detto, secondo me, insomma, quando questi tre ingredienti, come la benzina nella macchina, quando finiscono gli uomini, quando finiscono le tecnologie militari, quando finisce il know-how, la guerra finisce. Quando è che finisce? Gli ho detto, basta chiudere il rubinetto di una di queste tre cose e finisce. E lui a maggio a cena mi disse, Luca, non è ancora il momento. E non aggiunse altro. Io dissi, sì, però l'Ucraina e gli uomini è un numero limitato. E lui mi disse, ci sono. L'intelligenza, gli dissi, l'ho conosciuto gli ucraini, se parte un missile e colpisce una nave russa, non ce l'hanno quella capacità. Ho detto, se ne occupa qualcuno, e sulle forniture militari, più o meno, anche se il Parlamento non ne parla, sui giornali si scrive, ecco. Vabbè, è cronaca di un dialogo tra persone, con questa persona che stimo, ecco. Michele, è in fondo... Michele Ricciardi. Tanto anch'io ringrazio. Tre domande all'economista. Allora, ho visto che ci sono stati vari progetti, di, per esempio in una slide, i vari caccia sviluppati da gruppetti di paese. Siccome quando c'è un committente pubblico, non sempre la miglior qualità del prodotto è il primo obiettivo perseguito dall'appaltatore, la concorrenza che ci sarebbe, ci sarà fra questi gruppi che produrranno ognuno il suo prodotto, che potrà essere comparato con i prodotti degli altri tre, può essere un modo per migliorare alla fin dei conti la qualità della spesa, cioè con tutte le lobby di produttori di armi che in ogni paese agiscono e che quindi comunque hanno la loro riserva di caccia nei rispettivi territori. Alla fine dei conti, se uno produce un prodotto nettamente inferiore a quello degli altri, dopo un po' lo vorranno, perché le armi, noi non possiamo pensare ad oggi che ci facciamo grandi con 8 milioni di baionette, come diceva Mussolini, poi si è visto che 8 milioni di baionette già 70 anni, 80 anni fa non servivano a un accidenti. No, non servivano proprio a niente 8 milioni di baionette 80 anni fa, tant'è che siamo finiti come siamo finiti nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi le armi servono quando le usi, a parte a far arricchire chi le produce, servono quando le usi, e quando le usi devono essere le migliori, perché lo vediamo adesso in Ucraina, gli arrivano salve di 100 missili, l'85% li tirano giù, adesso, prima all'inizio della guerra no, evidentemente sono stati forniti strumenti sufficienti per tirarli giù, il che vuol dire che la tecnologia russa all'inizio si contrastava con la tecnologia ucraina, adesso si contrasta con la tecnologia non più ucraina del resto del mondo. E tra un po' i russi cominceranno a domandarsi, ma ci conviene sparare 100 missili per farne arrivare a destinazione solo 10 o 15? Perché a un certo punto si svuoteranno anche i loro magazzini. Quindi il principio è, l'arma deve essere la migliore di tutti, perché se no serve poco durante una guerra. Allora, la domanda all'economista, quella concorrenza che è frutto di una cattiva gestione politica delle strutture che producono le armi a livello nazionale, può avere comunque un aspetto positivo alla fine dei conti? Sì, va bene. E io penso che tu dici, esiste la tecnologia A e la tecnologia B. La B è inferiore ad A e quindi tutti compreranno A. Questa è l'idea un pochino
dell'economista infantile, che pensa e immagina davvero che la gente sappia scegliere il miglior formaggio, il miglior vino, il miglior yogurt. Qualche volta non lo sa fa manco il consumatore, ma quando si riguarda la spesa pubblica, e intanto la tecnologia militare, quando è che scopri la vera qualità? Qualità vuol dire quanta gente ammazza, giusto? La vera qualità della tecnologia militare, tra A e B, quando la usi. Quindi la prima cosa è l'effetto dimostrativo. La devi dimostrare che funziona meglio di un'altra. La seconda è che il mercato della tecnologia militare è un mercato, lo dicevi tu, che passa dalla spesa pubblica. E quanti livelli di corruzione, potrebbe dire un magistrato, ci sono dietro agli acquisti di tecnologia militare quando vai a vendere a paesi, a regimi, qualche volta anche le democrazie sono corrotte, ma insomma, quando vai in Oman, qual è la percentuale che mi dai? E questa è la tecnologia che mi dai. Quindi immaginare che vince nella competizione la tecnologia migliore è un po' illusorio. Dopodiché è vero che producendo obsolescenza, e quindi i paesi poveri vogliono avere le tecnologie moderne, è come sul cellulare, l'iPhone ce l'hanno anche nell'Africa subsahariana, non vogliono quel cellulare che ci davano negli anni 90 a noi, è come sui trattori, oramai vogliono i trattori che funzionano, e quindi diciamo che comprano tecnologia moderna, ma l'idea di qual è la tecnologia migliore è un discorso che è drogato da queste corruzione, spesa pubblica e altro ancora. E l'effetto dimostrativo di cos'è migliore lo vedi ex post, quando la usi, quanta gente ammazza, e quindi quella è meglio, come dire, non verificarla fino in fondo. Scusa. Mi dispiace dissentire professore, ma ti faccio un esempio, non è vero che per forza devi mandare a ammazzare la gente con gli aeroplani. Ho letto un articolo poco tempo fa che il Pakistan ha acquistato una serie di aeroplani dalla Cina che dovevano essere il modello che competeva con gli F-16 americani. Questi aeroplani cinesi hanno dei motori di progettazione russa, sono stati prodotti in Cina, li hanno venduti al Pakistan, tre quarti sono a terra perché i motori cinesi fatti col prodotto russo non funzionano. Cioè il Pakistan non ha avuto bisogno di fare una guerra per rendersi conto che ha preso una gran zola, perché quindi non sempre è quello che... Comunque la mia domanda, vabbè, ho capito la risposta, non voglio un'ulteriore replica. La mia domanda però non si riferiva tanto alla vendita all'Oman o al Chad. Io penso che quando si fa il progetto di un nuovo caccia, innanzitutto se pensi al mercato domestico, cioè se l'Italia finanzia la progettazione insieme al Giappone e alla Gran Bretagna di un nuovo caccia, penserà che intanto lo vendiamo all'Italia, Gran Bretagna, al Giappone, poi magari a qualcun altro. Perché... Quindi la seconda domanda, e questa è proprio per l'economista, posto che ognuno ha le sue pulsioni nella gestione dei rapporti internazionali, nella produzione delle armi, chi comanda il quattrino alla fine dei conti? Perché vogliono fare i produttori, vogliono fare i quattrini. Allora, riesci a immaginarti una struttura economica per la quale i paesi occidentali possano realizzare un sistema di commissioni delle armi per cui non sarebbe tanto conveniente per i vari produttori del mondo mettersi a fare la produzione fine a se stessa, cioè come una, mi viene in mente una specie di cooperativa d'acquisto, una cosa del genere. E qui mi leggo all'esercito europeo. L'esercito europeo si farà quando avremo veramente bisogno di un esercito europeo, quando ci avremo veramente paura di qualcuno. Tu hai detto che i nemici si creano, ma i nemici noi democrazie li creiamo, diciamo, in maniera blanda. I regimi totalitari hanno sempre bisogno di un nemico, o interno o esterno. Quindi noi che siamo democrazie imperfette, limitate, tutto quanto, abbiamo molto meno bisogno di un nemico per fare cose che facciamo come spesa pubblica per le armi. Quando, dicevo, quindi torno alla domanda di prima, te li immagini un sistema per cui i paesi occidentali, le democrazie riescano a creare le condizioni economiche per cui
si asciuga il fiume al quale si abbeverano tutti questi produttori di armi, perché diventa razionale, un motivo economico per cui diventa irrazionale produrre così tante armi da parte dei produttori. Che sistema economico, se riesci a immaginarti, perché vai al Nobel per l'economia probabilmente se ci riesci. Cooperare è meglio che competere. In questo caso, cooperare nell'ambito, per esempio, europeo, è meglio che competere, no? Per realizzare le condizioni della cooperazione le realizza non l'industria militare, le realizza la politica. Certo. E se la politica non c'è... Ma io chiedo il suggerimento tuo alla politica. Il suggerimento da parte della politica economica, guarda politica, che se pista scelta economica, alla fine il risultato è quello. Gli investimenti in industria militare passano al Ministero dello Sviluppo Economico, questo è già interessante, cioè viene visto come elemento dello sviluppo economico. Il Ministero della Difesa ha un'altissima percentuale della spesa che è spesa per il personale, sì. Altissima, quindi tu, perché hanno molti graduati, così, quindi tu potresti riuscire a contenere gli uni e gli altri, sia le spese in tecnologia, sia le spese del personale, se esistesse la cooperazione, certo, ma se per esempio col governo Draghi portato al 2% del PIL si è parlato di 5.000 uomini italiani destinati a costituire il futuro esercito europeo, 5.000 è una nullità, cioè un grande paese fondatore dell'Europa mette a disposizione 5.000 uomini, quando abbiamo 5 reggimenti, 5.000 mi sembra di 5.000 uomini, sono 5 reggimenti. Cioè è nulla, è una presa di giro, è passata inosservata nell'informazione italiana e non è stata parte del dibattito, no? Quindi io purtroppo sono non pessimista per vocazione, ma ragionevole, cioè non posso essere ottimista. Più comunque di insomma non c'è una leva economica immediata che ti viene in mente da suggerire. Ah, no, ai politici. No. Grazie. Quindi non mi devo ringraziare tutti per la partecipazione. E grazie ancora a Luca per la splendida relazione. Buonasera.